viaggiare in Africa è... si è fatta una domanda però precisa, bella, bella, brava, bella, brava, bella, brava, bella. Io quelli di Rete 7 sono proprio bravi. E... commuovono. Sì, sì, commuove, viaggiare in Africa commuove, a volte diverte, a volte commuove, a volte... Ma mo questo perché il commosso viaggiatore, perché tu sei giovane, ma una volta c'erano i commessi viaggiatori, ti ricordi? Col commesso viaggiatore, il commosso. Penso che l'avessi immaginato. Ma no, è giovane, non esistono più i commessi viaggiatori, da anni non esistono più. E per cui è questo simpatico gioco di parole che abbiamo inventato sul fatto che andare in Africa, oltre a essere commovente, è anche... si fanno delle commesse, si fanno cose con me. Quando delle... fa così vuol dire che compra il libro, compra il libro che così lo scopre da solo. Sapere tutto. Io sono il relatore. Lui è il relatore. Non sono stato niente. In Africa, anch'io tante volte. Ma il relatore ma non è proprio... insieme a Briatore, per esempio, ecco, perché se vai con Briatore vedi un'Africa un po' anche diversa. Se anche se c'è da dire che il relatore e Briatore fanno rima. Io non sono qui, io sono qui, ho letto il libro in macchina mentre venivo, si legge in un attimo perché è molto appassionante, parla di, è una guida per andare in Africa, chi è interessato ad andare in Africa e commuoversi deve comprare questo libro, se no andate in Africa a giocare a tennis e non vi con Briatore. Con Briatore, se no comprate questa che è una guida assolutamente inutile. È uguale. Hai visto? Ne hanno stampato. Sarà sicuramente bellissima, non dica bellissima. Certo, ma è inutile, ma è bellissima. Il fatto di essere inutile. È utilissima. È utilissima. Per chi vuole andare. Per chi vuole andare, bravo. A vedere l'Africa vera, vedi? L'Africa del resort. Viva l'Africa! L'Africa. Terzo mondo? Beh, non è andata male, si è classificato, sta sul podio. Corno d'Africa? Corno è capitato pure a un amico mio, se ne è accorto quando la moglie ha fatto un figlio negro. Sudan? È molto, perché fa caldo. Ecco. Io sono praticamente già bollito, quest'estate mi riposerò totalmente. Pensa. Poi spero, ma non lo so ancora, ci sarà qualche mese a striscia la notizia e... Per il resto, alla mia età, non è che si fanno dei programmi lunghi, si fa mese per mese. Tu ogni tanto fai settimana per settimana. Perché lui, per esempio, non vuole essere cremato, vuole essere proprio bollito. È quella la cosa bella. E infatti... Non posso dirti. No. Comunque ci sono delle cose molto importanti. Film... teatro, commedie, musical. Beh, sarà un anno intenso se non mi prende la polmonite, il quinto Covid, se non mi prende il mal di schiena, cancello tutto come ho fatto quest'anno. Non è che anch'io ho in pentola bollono un sacco di cose. A me speriamo che non mi venga la polmonite, non mi venga il Covid, perché lui è cagionevole, e lui è molto cagionevole. Quinto Covid, sei cagionevole, io invece sono più forte. Fisicamente ci stanno dicendo che dobbiamo... La proprietaria del lingotto, proprio la signora Agnelli, dice presto, dobbiamo iniziare. Daniele Adorno ha comprato tutto qui, ha comprato tutto. E al caldo. Andiamo, cominciamo. Sentite, voi della 7, noi dobbiamo cominciare. Non è la 7 quella di... No, Rete 7. ...della Gruber che si incazza commentando. No, Rete 7, noi dobbiamo... Io starei con Rete 7, ma proprio 24 su 24.